un tiepido pomeriggio di marzo del 1939. La città profuma di primavera e il cielo è terso. I venti di guerra sono ancora un brusio lontano. Al numero 21 di Place Vendôme, due giovani donne varcano la soglia del lussuoso Hôtel des Fonds Perdus e si dirigono verso l'elegante boutique al piano terra. La prima, alta e magra come una modella, ha i capelli corti e l'aria aristocratica e sembra conoscere molto bene il posto. La seconda, minuta e vestita di un abito coloratissimo, si guarda attorno incuriosita. Ha fiori tra i capelli corvini, un'aria esotica e indomita e sembra provenire da molto lontano. È Frida Kahlo ed è arrivata a Parigi 2 mesi prima in cerca di fama e riconoscimenti. Ma troverà molto altro, come l'incontro che sta per fare tra qualche minuto, che sarà importantissimo per i suoi anni a venire. E anche stavolta c'è di mezzo un profumo. I profumi fanno solo finta di passare attraverso il naso, ma in realtà vanno dritti al cuore. Ci sono profumi che ci seducono, profumi che ci ossessionano, profumi che ci conquistano e silenziosamente ci trasformano. Io sono Roberta Deiana e questo è Il Profumo del Destino, un podcast che racconta storie di persone a cui un odore o un profumo ha cambiato la vita. La strada che ha portato Frida sin qui è molto lunga. Sin da bambina ha una salute cagionevole, ma è il grave incidente d'auto che ha all'età di 18 anni a segnarla più di tutto. Le causa numerose fratture e lesioni permanenti che si porterà dietro per tutta la vita. I mesi costretta a letto, però, sono anche quelli in cui comincerà a dipingere. A 22 anni sposa il famoso pittore messicano Diego Rivera, con cui ha una relazione appassionata ma molto turbolenta, fatta di tradimenti, separazioni, riconciliazioni. E ora sembra arrivata all'ultimo atto. Diego le ha chiesto il divorzio dopo 10 anni di matrimonio, appena prima della sua partenza per New York. Frida non ha scelta. È stata invitata da Julien Levy a tenere una mostra personale nella sua galleria sulla 57esima a Manhattan. Non può che partire. La mostra, che si tiene dall'1 al 15 novembre, è un successo. Frida è soddisfatta. La galleria è bella e i quadri sono appesi bene. Vende metà delle opere e porta a casa diverse commissioni per nuovi quadri. Attira l'attenzione di stampa e intellettuali ed escono articoli su di lei su Vogue e su Life. E anche se la sua arte viene raccontata in modo un po' condiscendente, come un surrealismo naif, colorato, esotico e un po' macabro, di fatto passa 3 mesi da protagonista e ha diverse avventure, tra cui il fotografo ungherese Nicholas Murray, autore di un suo intenso ritratto che sarebbe poi finito sulla copertina di Vogue. I suoi abiti messicani, colorati e sontuosi, assieme ai fiori nei capelli e ai braccialetti tintinnanti, le danno una allure fascinosa che non si fa dimenticare. E ovunque va, Frida attira una folla di curiosi. È bella, esotica e molto fiera. Ma arriva la fine dell'anno ed è di nuovo tempo di partire. Ha un altro invito dall'altra parte dell'oceano, a Parigi. André Breton, il grande pittore surrealista, l'ha invitata a tenere una mostra tutta sua. L'anno prima, lui e la moglie erano stati ospiti di Frida Kahlo e Diego Rivera nella loro casa in Messico. Era stato allora che Breton aveva visto per la prima volta i suoi quadri e ne era rimasto folgorato, tanto da invitarla a Parigi e da segnalarla subito al suo amico gallerista Julien Levy. Ma non solo. Sulla rivista d'arte surrealista Minotaur aveva pubblicato un articolo che la rese popolare nell'ambiente. Frida Kahlo, una grande artista messicana. Frida è uno spirito surrealista puro e ribelle che ha creato da solo la sua opera d'arte, scrive. La sua arte è al tempo stesso femminile, seducente, pura e velenosa e un nastro attorno a una bomba. Frida parte senza troppa voglia, ma con premesse eccellenti e con grandi speranze. Per un artista in cerca di affermazione è importantissimo esporre a Parigi, e lei lo sta per fare. Il lussuoso transatlantico SS Paris, dagli interni in stile Art Nouveau e le sale cinema con gli ultimi successi di Charlie Chaplin e dei fratelli Marx, sbarca alle Havre il 21 gennaio del 1939.
Al porto, Dora Maar, compagna di Picasso, e Jacqueline Lambat, moglie di André Breton, aspettano Frida Kahlo per accompagnarla a Parigi. La meta è il 42 di Rue de la Fontaine, al terzo piano di una casa interessante, piena come di libri, di statue africane, di maschere dell'Oceania, di oggetti esotici e quadri ovunque. È qui che abitano i Breton, che hanno promesso di ospitarla. Frida, inizialmente affascinata, anche se questa casa ha un odore diverso da quello che si aspettava. Sa di muffa, di chiuso, di polvere, di legno umido. Non ha giardino, non ci sono agavi né fiori a profumare l'aria. Ma il fascino lascia il posto allo sconcerto quando scopre con orrore che le toccherà una misera stanzetta da dividere con la loro figlia di 4 anni. Frida è delusa. Lei e il marito in Messico avevano ospitato i Breton come dei signori, in una grande stanza tutta per loro, con tanto di servitù a disposizione. Come appena scoperto, però, la vita dei surrealisti a Parigi è fatta di case piccole e sporche e di artisti squattrinati. Ma le delusioni non sono finite qui, e ne arriva una ancora più cocente, la mostra. Già. Perché nel frattempo la personale che Breton le aveva promesso è ancora una chimera. Non solo non c'è nessuna galleria per ospitarla, ma lui non ha neppure ritirato dalla dogana i 150 quadri che Frida gli ha spedito. A complicare le cose arriva anche un'infezione renale, di cui lei attribuisce la colpa all'alloggio sporco dei Breton, ed è costretta in ospedale per diverso tempo. Sola e delusa, Frida valuta l'opportunità di mollare tutto e tornarsene a New York. Ma il desiderio di non aver fatto quel lungo viaggio invano ha la meglio, anche grazie a Marcel Duchamp, con cui ha stretto una profonda amicizia. È lui che la ospita per il resto del suo soggiorno, è sempre lui che trova una galleria per la mostra, Renoux & Cole. Il progetto però è cambiato, non è più una personale dei suoi quadri, si intitola Mexique ed è diventata una collettiva sull'arte messicana. Piuttosto eclettica, diciamo così. Assieme ai suoi quadri, infatti, ci sono le foto di Manuel Alvarez Bravo, sculture precolombiane, ritratti del XIX secolo e cianfrusaglie assortite acquistate da Breton nei mercatini delle Pulci durante il suo viaggio in Messico, che Frida definisce spazzatura. Come se non bastasse, la galleria accetta di esporre solo 2 dei suoi 150 quadri, considerandoli troppo scioccanti. Frida è furiosa con Breton, è furiosa con la galleria, è furiosa con tutti. Ma non ha scelta. La mostra non è esattamente un successo. Ci sono diversi lati positivi, però, tra cui un flirt con l'assistente di Breton, Michel Petitjean, e il Louvre, che acquista il suo autoritratto El Marco, facendo di lei la prima artista messicana presente nella sua collezione. Purtroppo, sarà anche l'unica opera che vende a Parigi. All'inaugurazione, come riferisce con soddisfazione nelle sue lettere, riceve un abbraccio da Miró, i complimenti di Picasso e di Tanguy, le lodi di Kandinsky. Scrive anche parole di fuoco sui surrealisti. Li definisce un branco di pazzi, di intellettuali fuori di testa, di poseur per di giorno che stanno per ore nei caffè a parlare di cultura, di arte, di rivoluzione, con teorie strampalate che non si avvereranno mai. Invece, i surrealisti accolgono Frida tra di loro con entusiasmo e adorano questa donna così fiera e di carattere e così iconica. In futuro Frida negherà qualsiasi ascendenza surrealista della sua arte, ma per ora li continua a frequentare perché sa che è utile per avere l'approvazione dei critici. Anche a Parigi nessuno rimane indifferente al suo fascino. Come scrive Kandinsky in una lettera ad un amico, Frida spicca tra la folla. C'erano diversi quadri dipinti dalla moglie di Diego Rivera dal forte tono surrealista. C'era anche lei, con un tipico vestito messicano. Era stupenda. Dicono che si vesta sempre così. La mostra era piena di donne dall'apparenza eccentrica nel tipico spirito di Montparnasse, ma nessuna poteva competere con il suo vestito. Ma torniamo a quel pomeriggio in Place Vendôme. È stata l'amica Bettina Shaw Jones, modella e assistente di Elsa Schiaparelli, a suggerirle di invitare Frida Kahlo per un tè. La couturier ha accettato con entusiasmo.
Elsa Schiaparelli infatti è molto più che una creatrice di moda, è l'artista italiana che fa vestiti, come amava definirla Coco Chanel, ed è amica di molti dei surrealisti che Frida ha conosciuto a Parigi. Tra le sue invenzioni più celebri, i maglioni trompe-l'œil, il mad cap, il cappello a punta, al tempo stesso folle ed elegantissimo, il lobster dress, l'elegante abito da giorno decorato con una ragosta gigante, dipinta da Dalí, abito indossato da Wallis Simpson, la futura duchessa di Windsor. Ribelle, vulcanica, straordinariamente creativa, Elsa Schiaparelli è decisa a rompere la monotonia della moda contemporanea, ispirandosi all'arte e soprattutto al surrealismo. Ci riesce perfettamente, peraltro. Con le sue creazioni chic e spiazzanti è la regina della moda di Parigi ed è amatissima dal jet set e dalle attrici hollywoodiane. Shocking è il suo aggettivo preferito. Anzi, la sua filosofia di vita. È anche il nome della sfumatura di rosa che ha inventato, un colore audace, brillante, impudente e riconoscibilissimo, impossibile da non notare. Un po' come lo stile di Frida, che aveva fatto del suo colorato costume messicano, dei fiori nei capelli e dei numerosi gioielli e braccialetti un segno distintivo. Ma Shocking è anche il nome del suo iconico profumo che ha lanciato circa 2 anni prima. Tutto è sopra le righe in questa fragranza. La bottiglia, progettata dall'artista Leon Orfini, ricrea il procace busto di Mae West, sex symbol di quegli anni. Il tappo è circondato da numerosi fiori dai colori brillanti. Qui il surrealismo si fonde a un'estrema sensualità. Quel busto sexy è arte, ma è anche la dichiarazione di un'intenzione. Il profumo era infatti piuttosto audace. Caldo, animalico, sensualissimo e molto intenso. Era un profumo per una donna sicura di sé, che non aveva paura di osare. Mentre Bettina si assenta, Frida, nella lussuosa boutique, osserva le raffinate boiserie, i preziosi lampadari, gli stucchi eleganti che fanno da curioso contraltare alle creazioni avant-garde e originalissime. Ammira l'inventiva dei maglioni trompe-l'œil, in cui ora un fiocco vezzoso, ora un tatuaggio da marinaio, ora giochi grafici con delle silhouette femminili prendono il posto delle banali decorazioni usate dagli altri sarti. Bettina ritorna accompagnata da Elsa Schiaparelli e gliela presenta come la pittrice che espone da Renoué Coll. Si siedono a un tavolo con vista su Place Vendôme, mentre un cameriere in elegante livrea porta raffinate tazze di porcellana e una splendida teiera d'argento. Davanti a quel tè, le due donne, che hanno parecchio in comune, fanno amicizia. Parlano di arte, di vestiti, di creatività. Schiaparelli le mostra le foto della sua ultima collezione e fa domande sugli orecchini, sui suoi tanti bracciali e ammira i vestiti di Frida, dichiarando di voler creare un abito ispirato al suo stile. Poi, prima di congedarsi, le regala una bottiglia di Shocking. Per Frida è un colpo di fulmine. Era un profumo che aveva scandalizzato i contemporanei, perché dietro a ingredienti più classici come rosa, gelsomino, magnolia e gardenia, nascondeva note peccaminose di ambra grigia, zibetto e muschio, che evocavano sentori carnali, animalici, prettamente sessuali. Non a caso, l'esperto di profumi Jean-Marie Martin Hattenberg lo ha definito il primo profumo sessuale. Scandalizzò molti, dicevamo, ma non certo Frida, che lo ama da subito moltissimo e che lo porterà per tutta la vita. Perché Shocking, probabilmente per lei, è molto più di un semplice profumo. È una fragranza, così come la sua creatrice, che incarna una donna forte, indipendente, risolta. Shocking aveva qualcosa che era già suo. La capacità di osare, l'impudenza, il senso di sé. Ma al tempo stesso aveva qualcosa che le mancava. Qualcosa che aveva cercato proprio durante questi mesi da sola e che le si era finalmente chiarito. Era quell'indipendenza emotiva, psicologica ed economica che le serviva per diventare una donna adulta. Shocking gliel'avrebbe ricordato ogni volta che l'avesse indossato. Nel 2019, al Museo di Brooklyn, si è tenuta la mostra Frida Kahlo, Appearance Can Be Deceiving.
Tra le altre cose, ospitava la ricostruzione del suo angolo toilette con profumi e oggetti personali, provenienti dalla sua camera da letto nella Casa Azul, a Città del Messico, dove visse la maggior parte della sua vita. I profumi che Frida aveva posseduto erano 5. Rogere Gallet, Jean-Marie Farina, un'acqua di colonia tradizionale e delicata. Chanel numero 5, un profumo molto moderno che però forse non piaceva granché a Frida, perché era stato reetichettato acetone. Emir di Dana, un orientale ambrato con note leggermente animaliche. Shalimar di Guerlain, opulento, animalico, sensuale. E poi c'era lui, Shocking, il più animalico e insolente di tutti, e il suo preferito. Indubbiamente Frida amava i profumi da femme fatale e aveva una propensione per le note animaliche calde e sensuali. Poco dopo l'incontro con la Schiaparelli, Frida Kahlo lascia Parigi, portando con sé Shocking, l'aura olfattiva della donna forte che ha deciso di diventare. E in qualche modo ci riuscirà. Si riconcilia con Diego Rivera e si risposano nel dicembre del 40, in una relazione sempre complessa e difficile, ma con un nuovo spirito e una consapevolezza diversa. Nonostante i numerosi problemi di salute, persegue la sua arte con ancora più impegno, con rinnovata pervicacia, con il preciso scopo di mantenere la sua indipendenza economica. Purtroppo, la sua salute continuerà a peggiorare e Frida morirà nel 54, a soli 47 anni. Frida Kahlo fu tante cose. Un'artista che si raccontò con coraggio nei suoi quadri, una persona impegnata politicamente, una donna che lottò per la sua indipendenza, un'icona di stile con i suoi abiti messicani trasformati secondo il suo gusto. E fu anche una donna affascinante e passionale, che seminava amanti e cuori infranti ovunque andasse. Shocking era un profumo che la raccontava alla perfezione. Quando nel 1953 venne organizzata la sua più importante retrospettiva in Messico, lei, ormai immobilizzata per la malattia, si fece portare all'inaugurazione dentro al suo letto e si presentò con i cuscini generosamente profumati di Shocking. Anche se possedeva altri profumi, Frida aveva scelto Shocking. Nella sua occasione più importante, non poteva che scegliere il profumo che aveva amato di più, quello che le arrivò inatteso durante i suoi mesi a Parigi e che restò con lei sino alla fine dei suoi giorni. Il profumo di quei mesi che avevano cambiato la sua vita, di quei mesi in cui da sola e con le sue sole forze si era fatta strada nel mondo dell'arte, in cui la sua arte era stata riconosciuta dai più importanti artisti contemporanei, in cui aveva tracciato le basi per la sua indipendenza artistica, emotiva ed economica. E quindi mi chiedo, si può amare e portare un profumo perché ci ha svelato qualcosa di noi stessi? Perché ci ha permesso di riconoscere una parte di noi? Una parte che ci mancava e ci ha resi diversi, migliori. Possiamo scegliere di portare un profumo perché incarna la persona che vogliamo diventare? Ho girato la domanda a una persona che ne sa parecchio sia di arte che di profumi, Ermano Picco, esperto e storico di fragranze e valutatore di profumi. Sicuramente un profumo parla al nostro animo e ci mette in condizione di agire in un certo modo. Lo facciamo tutte le mattine, non ci rendiamo conto magari, ma lo facciamo tutte le mattine. Un mattino guardiamo fuori dalla finestra, vediamo una giornata buia magari e scegliamo una fragranza che ci dà conforto e quindi questa fragranza in qualche modo ci mette un sorriso, ci dà un'allegria. Un'altra mattina abbiamo un appuntamento molto importante e ci mettiamo un profumo che ci dà forza invece, che ci rende grintosi, quindi può svelare qualcosa di noi stessi. E sicuramente quando Frida incontra Shocking è in una fase di trasformazione di se stessa e Shocking le mostra quelle che sono le muse che stanno dietro questo profumo importante: Elsa Schiaparelli, Leonor Fini e diciamo la musa cinematografica di questo profumo che è Mae West, che sono tre donne risolte, sono tre donne forti e sono tre donne che in un mondo dominato dagli uomini, il cinema, l'arte, dicono la loro e tengono testa ai loro partner maschili. Mi viene in mente Mae West che
Non solo faceva la seduttrice, ma era piena di battute e di verve comica e incalzava i suoi partner, i comici che lavoravano con lei. Quindi sicuramente Frida vede questa donna fortissima ed è quella che lei cerca di tirare fuori da se stessa e ci riesce perché Parigi per lei sarà veramente un banco di prova e quando tornerà non sarà più quella di prima. E sicuramente il profumo, Shocking in particolare, con queste note di patchouli molto forte, queste note carnali, veramente molto calde, per portarlo bisogna in qualche modo tirare fuori un'audacia, una sicurezza di sé, che diversamente il profumo va a schiacciare chi lo porta. Invece Frida lo ama, lo adora proprio perché è qualcosa che l'aiuta a spingere questa sua parte, questa sua forza femminile e anche il flacone, che è un corpo, un bustino femminile, incarna proprio quello che per lei è il simbolo di questa forza, il corpo femminile, il ventre femminile, che è sessuale e che è materno anche nel contempo e che rappresenta anche l'orgoglio per la madre terra e il suo Messico. Il profumo del destino è un podcast scritto e raccontato da Roberta Deiana. Sound design di Davide Sardo. Si ringrazia Laura Gaetano e Tommaso Fortunato per aver prestato la voce per questo podcast.